La sesta stagione della Fiction Squadra Antimafia 6 si è aperta ieri sera in prima serata con l'irruzione di Calcaterra nella villa del boss mafioso Africanez. Lo spettacolo che si presenta agli agenti di polizia è agghiacciante. Africanez e tutti i suoi uomini sono stati uccisi. Calcaterra riesce a distinguere tra le fiamme il volto di Filippo De Silva come artefice del massacro. Mentre Francesca fa il trasloco di casa, aiutata da Vito, scopriamo che l'agente Palladino se n'è andato dalla squadra. Il vicequestore Lara va a trovare la sorella Veronica in carcere e si rende conto che la donna è sicura di uscirne fuori pulita. Nel frattempo prosegue la storia d'amore tra Calcaterra e Lara. Ettore Ragni, uscito dal carcere dopo 3 anni di detenzione per spaccio, ritorna a Catania per riprendere il controllo del quartiere di San Vincenzo, seguendo le direttive del boss Don Carmine Spinone, ancora detenuto. Calcaterra è deciso a scoprire cosa si nasconde dietro la scritta di sangue Crisalide lasciata da Africanez prima di morire, scritta che si può ricollegare ad un codice dei servizi segreti e quindi probabilmente anche a De Silva. Quest'ultimo si reca in carcere ad incontrare Veronica Colombo, confessandole che la farà presto uscire da lì solo a patto di seguire i suoi ordini. Intanto Ettore Ragni assalta insieme ai suoi uomini un furgone portavalori e ruba i diamanti contenuti in una cassetta, diamanti che serviranno per acquistare nuove armi. Ormai Ettore Ragni ha assunto il controllo del territorio ed è deciso a mandare messaggi molto forti. Veronica Colombo esce dal carcere grazie all'aiuto di De Silva. Sandro Petrangeli rientra in servizio nella squadra dopo essere stato molto tempo in Svezia per risolvere i suoi problemi alla schiena. Calcaterra gli propone di infiltrarsi in carcere con una nuova identità per scoprire da vicino le mosse del boss, Don Carmine Spinone. Pietrangeli accetta, ma questa decisione compromette il suo rapporto con Anna, che nel frattempo ha perso il bambino che aspettava da lui. Don Carmine Spinone fa sapere ai Ragno che devono incontrare Veronica Colombo. La donna li può aiutare ad aprire sale giochi per ripulire il denaro sporco. L'indagine su Crisalide viene ufficialmente aperta. Calcaterra viene aggredito da un uomo di colore al servizio di De Silva, che lo intima di stare lontano da Crisalide.